stiamo visitando è un impianto di steam reforming, un processo innovativo per la produzione di idrogeno che, partendo da metano e con vapore, produce idrogeno con purezza di 99,9%. L'impianto di steam ha una potenzialità di 45.000 metri cubi ora di idrogeno prodotto ed è associato al processo di reforming che avviene all'interno di un forno a cattedrale con 64 bruciatori, un reattore di CO shift per il recupero ulteriore di idrogeno e un PSA che è poi quella che porta specifica il prodotto con una purezza di 99,9% di idrogeno stesso. Questo idrogeno servirà per andare a make-upare, quindi a dare idrogeno, a quelle che saranno poi il cuore del progetto, che è l'ecofining. Gli impianti infatti avranno necessità di idrogeno sia per quanto riguarda il processo di deossigenazione, cioè per la rimozione di ossigeno dalle cariche che andiamo a lavorare, sia anche per l'idrogenazione per l'isomerizzazione delle paraffine, per far sì che il prodotto che noi andremo a produrre, cioè il biodiesel, avrà delle prestazioni come carburante e prestazioni a freddo ottime per l'autotrazione. Perché in modalità aereo? Perché è un'area protetta, zona ATEX, quindi altamente esplosiva. Non essendo ancora in esercizio, però essendo stato già avviato il forno, al limite batteria abbiamo tolto le cieche, quindi significa che l'aria è già da considerarsi quindi un'area protetta. La raffineria è per un ingegnere chimico come la sala operatoria per un primario. Grazie ad Eni ho l'opportunità di poter continuare ad operare nella raffineria. È un cambiamento che non è solo industriale, ma anche di forte impatto sociale per questo territorio. Un progetto innovativo da un punto di vista tecnologico, ma soprattutto sostenibile da un punto di vista ambientale. Quando sono arrivato qua ho avuto la fortuna di conoscere la vecchia guardia della raffineria, quelli che hanno realmente avviato la prima fase della raffineria. E una delle frasi, dei racconti che mi ha colpito dal personale che ha avviato la raffineria è stato il momento in cui hanno iniziato a rullare e hanno iniziato ad accendere i forni, no? La cosa che mi ha colpito, un ex capoturno mio, che mi diceva che nel momento in cui hanno acceso e hanno visto il fuoco dentro la camera di combustione, ho detto viva l'Italia! E per me mi sono sentito emozionato di questa storia, no? Domani quando riprenderò e avvierò e sarò presente in questa fase qua, non so se farò anch'io la stessa cosa.